Ottima idea. Io ti sollevo, tu occupati della scala. Va bene, rifacciamolo. Ok. Ragazzi, vi ricordo del secondo canale dedicato alle live e agli streaming. Lo trovate qui in descrizione. Continuiamo Uncharted 4. La cucina. Ciao. Buonasera. Ma che sta facendo? Piano con i civili, sai? Capirai. Si sveglierà in mutante col mal di testa. A noi capitava spesso, no? Già. Ok, io ho da fare. E tu hai da fare. Già. Che voce aveva il cameriere, comunque? La sala del generatore. Andiamo. E qua no, è chiuso. Questa mappa stava nel multiplayer della beta, ve lo ricordate, ragazzi? A parte i pantaloni troppo attillati. Beh, sono la moda del momento. Davvero? Quando sei a Roma? Perché siamo in Italia, lo capite. Bene. Vediamo, di qua. No. Sam, ci sei? Sam? Non so nemmeno Sally. Dove mi sto arrampicando. Mi sa che mi sono buggato. Allora, proviamo ad andare di qua. Vediamo, L3. Ragazzi, se mi sentite, vedo la sala del generatore. Sarò lì a breve, o quasi. Troviamo un modo per andare. Cavolo, perché è tutto un precipizio sto posto? Allora, là c'è il coso per saltare. Quindi, andiamo di qua. Di là. Vediamo se ci arriviamo con... Ok, bravo Nathan. Non mi delude mai Nathan. Vediamo di salire. Dai. Ok. Ora saltiamo. Ora. No. Non ci credo, l'avete scampato. No, in realtà no. No, siamo rimasti bloccati dentro per un mese. E il povero cavallo? A bordo avevamo un sacco di carote. Conosci qualcuno? No, pensavo di sì, ma no. Non mi hai mai presentato il tuo famoso socio, Drake? Il mio... ex socio. Ormai è un po' che lavoro solo. Drake non c'è più. Vale a dire morto? Oh no, diciamo in pensione. Dicono che righi dritto si è sposato. Beh, allora è come se fosse morto, no? Victor Sullivan, come diavolo stai? Rafe? Quanto tempo è passato? 10 anni? 12? 15. Fantastico. Dopo tutti questi anni ci azzuffiamo ancora sulle cianfrusaglie della gente morta. Ah sì? Pensavo gestissi l'azienda di famiglia. Ora è la mia azienda. Sì, quello è il lavoro ufficiale. Oh, oh, un lavoretto niente male. Scommetto che potresti comprarti tutto il catalogo dell'asta. Beh, certo. Ma che gusto ci sarebbe? Ultimamente mi interessano solo i pezzi pregiati, la roba grossa. Su cosa dovrei puntare questa sera? Sì, come se avessi i suoi soldi. Ma, detto tra noi, ho visto che hanno invertito i lotti. Ho paura che qualcuno voglia truccare l'asta. Beh, ricordati dove sei. Qui nessuno si è arricchito rigando dritto. Per questo hai bisogno di qualcuno che ti guardi le spalle in un posto così. Beh, mi spiace dovertelo dire, ma ora lavori per un americano. Come? Questa volta siamo soci. Capisco. Wow, una coppia esplosiva. Tra poco metteremo all'asta il nostro prossimo articolo, un crocifisso di legno intarsiato della collezione Trotto. Beh, non farò il terzo incomodo. Divertitevi voi due. Aspetta eh? Un po', Sally. Come l'hai scoperta? Cosa? Cosa avrei scoperto, Rafe? Nadine, forse il tuo socio ha esagerato con i Bloody Mary. Basta stronzate, nonno!
Non so come tu sia riuscito a entrare, ma se solo pensi di partecipare all'asta della Croce di Avery, sappi che ne uscirai in una cassa Ray. Da morto. Beh, ci siamo capiti. È stato un piacere. Nate. Nate. Dannazione, ragazzo, dove diavolo sei? Ok. Il generatore. Posso farcela. È ancora vivo. Quel tipo sapevo che era un bastardo. Devo scendere. Vediamo. Perché ho scelto il generatore? Allora, andiamo di là, su quello mezzo rotto. Ora. Girati, Nathan. Ok, ehi. Bravo. Devo andare a... in alto. Devo cercare di salire. Forse è dall'altra parte, però. Vediamo. Ecco, infatti. Oh, i tubi. Si rompono sempre i tubi con Nathan. No. Ok, fino a qua ci siamo. Dai. Allora, troviamo il generatore. Direi di seguire i cavi. Quanti cavi ci sono? Stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Vai Nathan, scendi. Vediamo, dov'è? Ci siamo. Ora, dove diavolo sono gli interruttori? Dovrebbero essere quelli. È chiusa? Oh, merda. Sam, Sally, ci siete? Dannazione, ragazzo, dove eri finito? Ce l'ho fatta. Qualche contrattempo, ma... Se puoi tagliare la corrente, dovresti farlo ora. Ok, ma mi servirà un minuto per arrivare al pannello. Non abbiamo un minuto, Rafe sta per andarsene con la vostra croce. Aspetta, cosa? Rafe? Rafe è qui? Sì, Rafe è qui. E al momento la sua offerta è quella più alta. Beh, tu rilancia. Con cosa? Non me la posso permettere. Sally, la stiamo rubando, ricordi? E se capisce che è un blef... Non succederà. Siamo a 90.000. Qualcuno offre di più? Ragazzi, se non prendiamo la croce sono un uomo morto. Sì. Ma se faccio l'offerta più alta moriremo tutti. Sally, ho bisogno di un po' di tempo. Fidati di me. 90 e 1. 90 e 2. Oh, al diavolo. Bene, abbiamo un'offerta da 100.000 euro. Grazie. Nessuno vuole rilanciare? Abbiamo un'offerta da 110.000. Fatto 30, faccio 31. Tranquillo, tra un attimo sarai salvo. Me lo auguro. Ok, devo solo rompere il lucchetto. Ma come vediamo. Abbiamo un'offerta di 130.000. Siamo ora a 140.000. Niente, che cazzo. Deve esserci qualcosa. Il signore laggiù porta l'offerta a 150.000 euro. Dai. Un secondo. Sì. Ok, piedi di porco. Dai, bravo Nathan. Adesso abbiamo un'offerta di 180.000 euro. Bene, suona l'interruttore. Pronti? Sono nato, pronto. Victor? Un secondo. Il signore ci offre 190.000 euro. 500.000. Devo farla finita. Grazie.
Bene, l'offerta attuale è 500.000 euro. Il signore desidera rilanciare? Mi stavo quasi preoccupando, Victor. Volevi che ti uccidessi? Ok. Roviniamo la serata a questo stronzo. Nessun altro? 501. 502. Dichiaro il lotto venduto per 500.000 euro. Signore e signori, mantenete la calma. Il generatore d'emergenza si attiverà a momenti. È sparita! Barrate tutte le uscite! Nessuno deve lasciare la vita! Vattene, levati di mezzo! Fermatelo! Ehi, fermate quell'uomo! Fermo! Che state facendo? Così lo fate scappare, mi capite? Sparisci. D'accordo. Sam, dimmi che hai la croce. Sadisma è qui con me, vuoi salutarlo? Abbiamo sollevato un guespaio, la sala da ballo è isolata, la sicurezza disturba il segnale. E Victor, come ce ne andiamo? Andate al vialetto anteriore, seguite i riflettori. Io arrivo con l'auto. Ce l'abbiamo fatta, incredibilmente. Non ci speravo nemmeno io. Ah, sono stupido! Scusatemi, ragazzi. Dimmi che hai la croce. E riproviamoci. Credevo troppo nelle abilità di Nathan. La sicurezza disturba il segnale. E Victor, come ce ne andiamo? Andate al vialetto anteriore, seguite i riflettori. Io arrivo con l'auto. Allora. Andiamo di qua. Aiuto. La cosa si fa un po' difficilotta. Il culo. Se i rossi ti beccano vivo, ti impiccano davanti alla villa e ti lasciano lì per un anno. Vieni qua, vieni. Piano. Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Aspetta. Aspettate, non sparate, mi sono perso. Aiuto. Fanculo. Nada, che succede? Mi stanno sparando. Avremmo dovuto portare le pistole. Lo so. Allora. Vediamo. No, non posso scendere. È morto di un metro. Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Devi farlo sapere a tutti, cazzo. Vediamo se riesco. Dove cavolo sto andando? Un attimo. Sono tutti qua. Che palle. Non capisco quale sia la strada da prendere. Fino a qua ci siamo. Ok. Poi vediamo se esco ad arrivare di là. Esci fuori. Esci fuori. Andiamo di qua. Mi lancio là dentro. Bravo Nathan. Veloce.